Sono andato a trovare un naso che fa fragranze artigianali a bordo della Naso Dani Machine. L'ho raggiunto nella sua città in provincia di Vicenza. Mi ha mostrato il suo atelier, i suoi alambicchi, le sue alchimie. Siamo andati a pranzo fuori insieme e mi ha coinvolto in un'esperienza gusto olfattiva. L'ho intervistato chiedendogli anche di rispondere a tutte le vostre domande. E infine abbiamo anche fatto un profumo insieme. Lui si chiama Leonardo Opali e questo è il Naso Dani Trip, il mio viaggio alla scoperta delle meraviglie del mondo olfattivo, della profumeria di nicchia e artistica. Episodio 1. A pranzo con Leonardo Opali. Bellissima giornata oggi per fare un video. Sto andando in provincia di Vicenza a intervistare Leonardo Opali, che per chi non lo sapesse è uno dei nasi che fa fragranze artigianali in Italia più importanti di questo settore. Lui è un vero sarto dei profumi. Vi farò una bella intervista e quindi vi porto con me. Naso Dani è in the Naso Car o Naso Machine, dipende come vi piace. Che strana inquadratura, è che non c'ho l'affarino per tenere il telefono, quindi insomma vabbè, va bene così. Sono in direzione appunto Verona, la giornata è splendida, non vedo l'ora di stringere la mano a Leonardo Opali, di fargli un casino di domande. Poi noterete che nel mio canale adesso non è più la nicchia solo, ma è il guru della nicchia. Perché ho detto, tipo, per gli svapo esiste, non lo so, il santone dello svapo. Ho detto, ci servirà anche pur un guru della nicchia. E quindi ho detto, mi sono autobattezzato, spero che vi piaccia. In realtà essere guru è una cosa, insomma, molto impegnativa e molto difficile. Farò del mio meglio comunque per soddisfare, ecco, le aspettative su questo naming, senza nulla togliere ovviamente a tutti gli altri miei colleghi che sono bravissimi, la maggior parte, io li stimo praticamente tutti, perché comunque metterci la faccia è sempre, io l'ho sempre detto, non è facile metterci la faccia, raccontare le proprie opinioni, le proprie emozioni sui profumi, perché comunque ci si espone anche alle critiche, no? Però adesso non volevo fare un discorso mega filosofico, è per dire che insomma grazie che mi seguite e avanti tutta. Ok, arrivato ad Arzignano. Buongiorno Leonardo. Buongiorno, ciao. Piacere, benvenuto. Come stai? Grazie. Aspettando Leonardo che adesso mi viene a prendere in macchina perché andiamo a mangiare qualcosa, facciamo due chiacchiere e poi torniamo qui. E lì dentro praticamente, dietro questo edificio, lui ha il suo atelier dove fa profumi su misura. Ha detto che è arrivato un cliente adesso proprio da Varese addirittura per farsi fare un profumo su misura. Praticamente non sei un naso, non un chimico. E non mi ritengo un naso. Non ti ritieni? Perché mi ritengo di più, nel senso che il naso ha tutto attorno i materiali, l'organo, no? Ok. E io invece davanti non ho l'organo, ho il cliente. Tu sei un pittore olfattivo. In realtà io ho sfruttato un mio difetto che per anni mi ha un po' attristato, è l'essere molto empatico. Ok. L'entrare nel dolore delle persone, nell'emozione delle persone, soffrirne. Ti facevi anche coinvolgere, magari sì, sentire dai sensi di colpa. Okay. Mi commuovo facilmente. Okay. Mi medesimo nella persona, era una cosa che mi spaventava, dal quale fuggivo. Okay. E poi ho imparato che si può sfruttare questa cosa nel capire una persona, nell'immedesimarsi, per poi fare un'aura olfattiva che la possa aiutare. Devo dire che eccetera. In un periodo storico dove l'empatia è abbastanza carente nelle persone, sì, avere sì, uno che ne ha. Io ne ho paura, è una cosa. Perché certo. Quando ho finito di fare un profumo, devo prendere il test, okay, e romperlo a pezzettini e buttarlo via. Addirittura? Perché voglio uscire. Ah, ok, vuoi creare la cosa per loro, ma non vuoi viverla. Sì, non voglio vivere la loro intimità, diciamo. Chi è il rapper che ha avuto da piccolo o la paura o la vergogna o la rabbia che ha condizionato la propria vita. Sono certo. Quelle tre cose lì. Assolutamente. E quindi ognuno di noi è grande grazie magari alla paura, ognuno di noi è ciò che è per questi tre sentimenti, e quindi nell'entrare nelle esperienze vissute nel passato poi devo uscirne.
Ok, forte, beh, interessante. Ne parleremo dopo aver mangiato un boccone insieme. Quando siamo usciti dal laboratorio, hai preso degli oli essenziali e un po' di lavanda e mi hai detto adesso andiamo a pranzo. Cosa intendevi? Una sorpresa o... Ma allora, qua non l'ho mai fatto, vediamo cosa succede. Ok. Ma faccio delle cene gusto olfattive di solito, no? Cene gusti olfattive. Sì, e quindi magari, visto che tu sei vegano... Vegetariano. Vegetariano, sì, andiamo già bene. Dobbiamo diamo un tocco con qualcosa. Di novità forte, interessante. Ok, fa strano vedere un tavolo apparecchiato con la lavanda di Grasse. Quell'azienda agricola è anche col nome dell'azienda agricola. Ah, ecco, col nome dell'azienda agricola, fantastico. Ma poi la cosa assurda è, tu non ti definisci un naso, però hai fatto un percorso, no? Sì. Cioè, sei un naso, però non hai la spocchia di autodefinirti naso? No, no, come si può dire? Ma io sono molto più interessato alla persona, no? Ok. E poi chiaramente ci vuole mestiere, esperienza, più che altro, no? E sì. Aver studiato, avere un'idea di... Tu hai fatto un percorso di chimica anche. Beh, io sono perito industriale. Perito industriale? Cioè, voglio dire. Ingegneri biomolecolari, cioè c'è gente. C'è gente con. Ok. Una certa esperienza, molto più di me, scherziamo. Però io, come vedi, no, abbiamo la lavanda, qua mangiamo quella lavanda, no? Sì. E sono partito con tecniche antiche, anche no, studiando un po' la storia, un po' e poi vedremo, faremo un'estrazione particolare che l'industria non la può fare. Infatti, quindi, con i tuoi alambicchi quasi da alchimista, no? Mettere sul mercato un prodotto. Ok. Lo facciamo insieme io e te. Ok. E resta nostro. Perché è come una torta fatta in casa. Cioè, nel senso, è come una torta fatta in casa, è come un qualcosa di molto artigianale. È una cosa unica. Unica. E quindi posso usare anche materiali unici. Puoi permetterti di usarli. Sì, ma è anche semplice, no? Poi ti farò vedere, ho una rosa, un bottiglino così di sì. Un assoluto di rosa che viene €600. 600? L'industria non è che non se lo può permettere economicamente di metterci dentro su un profumo. È che c'è una certa stagionalità e non è ripetibile facilmente. Ok. Anche a livello di tempistiche, quindi, è il problema. Sì, ma ogni stagione piove, fa il sole, è diversa da una stagione a un'altra, quindi una cosa naturale non è mai uguale. Poi c'è anche un problema di, oltre che di ripetitività, sì. No? C'è anche il problema che se fai 1000 pezzi, li vendi e vedi che il mercato ne vuole 1 milione di pezzi, dov'è che sei questa cosa per fare 1 milione di pezzi? Quindi cos'è che devi fare come industria? Dici, ok, cosa c'è dentro la rosa? Alcol finire ti dico, benissimo, già metà rosa è fatta, qualcuno già potrebbe già piacergli così. Okay. Ci mettiamo un po' di cittadone olio, di geraniolio, di moscone ael, di moscone beta, moscone alto, da mascenone. Al limite ci mettiamo chick strays in ilia per dare il verde alle gambe eccetera e facciamo la nostra rosa ISO 9000 rotti, sempre uguale, serve 1 milione di pezzi, 10 milioni di pezzi, 100 pezzi, ce n'è, si acquistano i materiali normalmente, ognuno dei quali è certificato e quindi si può fare, ognuno fa la propria rosa sempre uguale. Ecco. Perché è un'altra esigenza, io devo fare uno industriale, anche interpretare, comunque, interpretare. Anche la nicchia comunque deve esserci una certa continuità anche di produzione. Quindi non possono usare, sì, ce n'è un po' dentro, se la possono mettere, ma non deve essere il tema principale perché varia. Poi se in mezzo a 40 cose, 4 sono naturali, va benissimo, cioè perché, però non puoi avere un tema. Ok. E svilupparlo con una cosa con che una poi ripetitività. Non è ripetibile facilmente e non è anche duplicabile in quantità enormi, no? Okay. E quindi i limiti di industria questi, diciamo. Fortissimo. Una piccola cooperativa, tutti piccoli produttori, dove partiamo dalla stracciatella e saliamo di intensità di sapori. Bello. Quindi è molto carina questa cosa qua. Quindi stracciatella, andiamo a preparare la bocca ai sapori, poi andiamo ad Asiago, questo è un Asiago di Malga passato. Una roviola di capra molto particolare, fatta con tre tipi di latte diversi, capra, pecora e mucca. Molto cremosa che può sposarsi con gli scorsi. Sì, e il miele, si porta anche il miele, mentre pure lì. Certo. Taleggio stagionato in grotta, okay. Molto interessante, cremoso. Questo è l'unico che non si mangia la buccia.
a Mont Simon, esatto. Monte Veronese, siamo in Lissinia, okay. Con medaglia d'oro l'anno scorso, quindi orgogliosi. L'ultimo siamo in Emilia Romagna, che è un formaggio di Fossa. Ah, Fossa. Siamo sottoterra, a 20 gradi costanti, chiuso da una sacca. Beh. Le marmellate sono di stringhetto, che è frutta, okay. Non c'è nient'altro dentro, che anche quello è molto carino. Abbiamo il tropicale, con un'esplosione di sapori, kiwi, fichi con una puntina di zenzero, mirtillo e sambuco. Ottimo. Aggiungiamo la lavanda. Aspetta, aspetta. Vai, prego, prego. Ah, nel miele, ok, direttamente. Ora sto per assaggiare il taleggio fatto con un blending di miele e lavanda di Grasse creato dal maestro Leonardo. Bellissimo. Grazie, Sociale, no? Mamma mia. Ve lo consiglio. Adesso ci spiega il... quanto è importante olfatto e gusto anche nello stare a tavola, nella gastronomia e mentre si mangia un qualcosa, cioè quanto conta l'olfatto relativamente al gusto. Adesso prendi un cucchiaio di lavanda, sì. Di miele e metti in bocca, sì. A naso chiuso. A naso chiuso. Ok, quindi prendo. Metti in bocca il cucchiaio. Metto il cucchiaio con lavanda. Prima di metterlo in bocca dove già il naso chiuso, con l'altra mano. Già a naso chiuso. Già a naso chiuso. Lo metti in bocca. Lo senti il dolce, vero? Però non dovresti sentire la lavanda o masticare, ma stiamo lì intanto. Non dovresti sentire la lavanda, senti solo il dolce. Al momento che apri il naso senti molto di più la lavanda. Questo perché? Il 90%. Ecco, allora sulla lingua hai dolce, salato, aspro, amaro, umami. Sì. 5 sensori. Per via retronasale ne hai 350 e quelli sentono la lavanda. Ecco. La lavanda non è né dolce, né salato, né aspro, né amaro, umami. C'è solo il dolce del miele. E quello lo senti. Mamma mia. Per via retronasale hai gustato tutto. Quindi per me il gusto è 10% lingua e 90% olfatto retronasale. Allora, se facciamo 2 litri di acqua minerale fredda e una goccia di olio essenziale di menta piperita, una sola goccia in 2 litri, sì, facciamo, giriamo la bottiglia così, okay. Poi diamo un bicchierino a tutti a naso chiuso e facciamo assaggiare, tutti ti diranno che acqua pura. Quando aprono il naso si accorgono che c'è la menta, perché nella lingua aspro, amaro, umami, dolce, salato, ci sono quelli, e non c'è il recettore per la menta che c'è per via retronasale. Interessantissimo. Andiamo con l'olio impreziosito di una goccia di bergamotto di Reggio Calabria. Questo è l'olio del consorzio di Reggio Calabria. Consorzio di Reggio Calabria. E dà molto gusto al tutto, e dà un... pomodori rossi e gialli. Aggiunge profumo. Il pomodoro rosso si chiama pomodoro wow, dicevano. Quindi sentiremo. Io ho già sentito ed è top, vedete il mio pollice. Perché il bergamotto è nella maggior parte delle note di testa di un profumo. Allora pensiamo alle matrone romane che andavano amate per l'infusione in olio delle gazze con le quali veniva asciugato il sudore dei lottatori, quindi profumi molto corporali, così come il muschio, che è un estratto che hanno da ranare, come il zibetto, come se vogliamo anche il castoreo. A un certo momento però noi cominciamo a vivere sul castello in alto, dove non c'è acqua, e c'è bisogno di pulirsi con qualcosa, di disinfettarsi, ma c'è bisogno anche di tenere lontano le zanzare, i pidocchi, magari anche dei gargarismi, e gli speziali di corte hanno cominciato ad utilizzare il bergamotto, vestendolo poi magari con dei patchouli, con del benzoino, che è anche proprietà interessanti, ancora adesso usato nel... antidepressivi, anche il benzoino. Aerea, no? Ah sì, anche, sì, orale. Allora ognuno aveva la propria formula. Quindi è possibile che un garzone di bottega della Val d'Ossola andò in Germania a fare l'ambulante e si fermò dove? A Colonia. Nasce l'acqua di Colonia, che è una valanga di bergamotto un po' vestito. E questo bergamotto è antiossidante, calmante, disarossante, insetto repellente, e un sacco di proprietà benefiche. Mm-hmm. E arriviamo al giorno d'oggi, che ancora adesso il bergamotto
andiamo agli anni 80, fino agli anni 80, che bergamotto è la freschezza. Mm. Buongiorno, sì. E dopo barba, è early grade twining. No, assolutamente. Io avevo il barattoletto di latta dorata con il timbro della regina d'Inghilterra, che bisognava comprarlo su un negozio di lusso. Mm-hmm. Non c'erano le bustine allora. Mia mamma mi svegliava col profumo del bergamotto senza neanche chiamarlo. Negli anni 80 succede il disastro. Arriva l'AIDS, non bisogna più dire freschezza, bisogna dire pulizia. Allora i francesi diffondono l'uso di idromisocenolo, una molecola chimica molto economica che sa di pulito. Molti profumi in voga adesso hanno fino al 55% di questo di idromisocenolo, le acque marine, eccetera. E in realtà allora, e ce n'era bisogno, era utilizzato in Vin Ajax Vetril, era il profumo della detergenza, infatti sa di pulito. Adesso abbiamo digerito anche le AIDS, stiamo tornando alla poesia del bergamotto. Okay. Anche perché la capacità antistress del bergamotto non ce l'ha la chimica. No, certo. Ecco, solo che nel frattempo bergamotto, qualcuno in Francia ha pagato una ricerca universitaria, mai, non so se poi qualcuno sia andato a controllare, dove si dice che il bergamotto può dare delle macchie al sole. Quindi adesso c'è il bergamotto bergamotene free. Delle macchie, però adesso il bergamotto per la profumeria è bergamotene free. Quello che abbiamo usato qua noi invece è per il questo qua è per commestibile. Sono due cose diverse. Il commestibile non si può usare il bergamotene free perché non è una molecola identica naturale. Okay. Invece sul profumo non si può usare il naturale completo perché bisogna togliere il bergamotene, il cumarine contenute. Okay, questa è la storia del bergamotto. Quindi è possibile anche che comunque, ricollegandomi all'inizio della tua storia dove parlavi di queste signore che insomma volevano rinfrescare e comunque sia allontanare le zanzare, cioè, è un po' nel DNA magari nostro il fatto, cioè nel dell'essere umano che ci sia l'odore di bergamotto, cioè questa ricerca di odore di bergamotto è una cosa un po' storica forse. Diciamo che quei tempi erano presi per il collo, avevano un sacco di problemi, dovevano risolverli. E hanno trovato il materiale ideale italiano vicino. Ecco, infatti, Calabria. Esatto, la Reggio Calabria, Rocella Ionica, è 50 metri sul livello di mare, non è neanche che una zona limitata. In California c'è del bergamotto, ma non è come il nostro. Nel Maghreb c'è qualcosa, ma proprio non è all'altezza. Tangerino, no? Non so. Sì, c'è, non ricordo. Ok. Io prendo solo quello della Reggio Calabria, sono tranquillo. Benissimo. Boccetta dell'ultimo olio che hai usato è il È il Mei Chang, che in tradotto in italiano vuol dire sorriso degli angeli. Allora, questo materiale è un potente antistress che favorisce la concentrazione, va bene per studiare in aromaterapia. Non viene usato molto nei profumi perché tende a scurirsi. Però, neanche farlo apposta, tutti i camion del gruppo Volkswagen dal 1 gennaio 2016 contengono un profumo interno per la guida pubblicizzato come guida sicura, diciamo, e cui 50% è fatto da questa erbetta magica. E l'hai fatto tu? L'ho fatto io. Fantastico. Quindi è anche utile perché comunque io, ragazzi, l'ho sentito, è un odore molto comunque energizzante, concentrato, cioè ti dà una sensazione di concentrazione, magari può aiutare a non addormentarsi, per esempio, cioè a tenere sveglie le persone mentre guidano. A me piace, quando faccio il profumo, la nota di testa che sia aromaterapica, che dia un benessere, che dia qualcosa in più, che non le piacevolezze ricordo. Sì. A questo punto, una volta costruito il profumo che piace, se dobbiamo darci il tocco finale, questo potrebbe essere interessante perché è proprio frizzante. Sì, su. Molto frizzante. E quindi dai un qualcosa in più. Ok, fortissimo. La nota preferita di Leonardo Opali? La nota preferita è tutta mia e si chiama... si chiamava Il Capo. Il Capo. E a un certo momento Vittorio Sgarbi, no, nel presentarmi su una conferenza stampa che ho dato odore al Museo Novecento Firenze, un odore molto particolare, diceva noi sottovalutiamo il fatto perché poi restauriamo una cattedrale e sa di vernice di cemento. Certo.
Ecco, è il profumo della cattedrale, adesso abbiamo chiamato effetto cattedrale. Ah, l'effetto cattedrale, quindi è un incenso, è un qualcosa di benzoino. Gli scuri dei banchi, la polvere, il fumo, l'incenso, e effettivamente chiudendo gli occhi si sente dentro la cattedrale. In soggezione anche, sì, sicuramente. Molto in soggezione. Lì a seconda della percentuale con la quale utilizzo diventa, può dire varie cose, a partire dal potere fino alla... All'estasi mistica? No, troppo? No, è molto pratico. Cioè, mette in soggezione la gente vicino a noi. A vari livelli. Può essere rispetto, può essere affidabilità, può essere potere, a seconda di... Aumenta anche la propria autostima, quindi, in un certo senso. Eh sì, ma è tutto i miei profumi. Quello devo fare. Ok. Eravamo alla taverna dei Baldi. Sto censurando il prosciutto da buon vegetariano, perché... non rientra nella mia dieta, comunque è un bellissimo posto e veramente ci sono stato bene, molto molto bene. Questo primo episodio si conclude qui. Dopo una breve passeggiata nel centro di Arzignano, ci siamo diretti nell'atelier di Leonardo Pali, dove l'ho intervistato, ma questo lo vedremo nell'episodio 2. A presto! Come varia il profumo sulla pelle? A seconda di... dalla persona a persona? È vero che c'è proprio questo stravolgimento totale, oppure comunque un profumo conserva una sua identità, voglio dire, altrimenti perché si usano le mouillette? Adesso dovrò stravolgere tutti. Ok. Oddio.